allora. Qui, se notate, la piazza è un po' a forma di goccia. Goccia? Sì. Si allarga, si restringe. E credo che sia perché è una cosa carina di questa, del laghetto che c'era qua. Non copriva tutta la piazza, credo che qui ci fosse già la via. Qui ci fosse già una via, però credo che arrivasse da lì la Martesana e qui si allargava. Una delle ragioni per cui è stato fatto il laghetto era, e oggi diventa interessante considerato che ogni volta che piove si scoperchia tutto, perché quando veniva tanta acqua il Martesana esondava e buttava fuori tanto fango, allora veniva usato come luogo di compensazione. In cui era gestito il fatto che si creasse una zona d'acqua, si lasciava costituire nel laghetto, insomma, sì, per evitare che per ridurre l'esondazione in un esatto posto magari concentravano con l'acqua. Diciamo che è artificiale, cioè non un laghetto naturale. Questo era artificiale. Perché prima c'è chi dice zone agricole e c'è chi dice un cimitero. Credo che abbiano ragione tutte e due. Teniamo presente che quando l'hanno creato era il 1469-1470, quindi diciamo che probabilmente qualcosa come 600 anni fa ne capivano un po' di più di come si gestivano le acque di oggi, perché col laghetto tendevano a risolvere un problema, invece in zona Maciachini si scoppiano i tombini e li rimettono a posto tutto. E non si pongono il problema che io ho un fiume come il Seveso che essendo torrente. È chiaro che quando non piove non c'è anche poca acqua, però quando si gonfia. L'altra cosa, quindi qui veniva l'acqua del Martesana, l'acqua delle Gabelle. Una cosa, vabbè, così folcloristica, un utilizzo che non è nato subito per questo laghetto era il fatto di portare rotoli di carta per il Corriere della Sera, qui c'è via Solferino, e allora arrivavano. Creato sotto i Visconti nel 1469, a posto, direi che su questo laghetto è stato l'ultimo, forse una delle ultime cose coperte, sicuramente è stato coperto dopo il laghetto di Santo Stefano, perché questo nel 1930. L'ho coperto solo nell'ultimo secolo. I navigli sono stati coperti negli anni, quegli anni lì. Ma il Seveso quando è che è stato interrato?